Cari quaddisti, sempre lunedì, prima giornata del primo turno di sessione con Oman Cupri. I ragazzini stanno facendo le prove di staccata. Vediamo il Venturino che ha dei problemi tra frenare e schisciare la frizione. Adesso un pezzo di pista dove due piccole ups che al momento non stanno chiudendo e poi un doppiettino che piano piano i ragazzini andranno a chiudere. Fanno l'esterno della pista e rientrano per la parabolicolina. Abbiamo Roman che riguarda e Franco che traduce. Tenta la staccatina dove all'inizio eccolo qua, vabbè, ha diminuito il tempo, ma si è dimenticato la flessione un'altra volta. Ascoltiamo. 5 prima. Praticamente alla seconda prova il Venturino ha staccato 5 metri prima. Ragazzi, i pilotini che ci sono qua, stiamo parlando di Venturino piccolo, stiamo parlando di campione italiano Valeri, stiamo parlando del piccolo Galizzino, cioè sono veramente le speranze del futuro, tra la speranza più prossima che è Daniele Valeri, che ha vinto il campionato italiano della Quickstrike quest'anno con un ottimo margine ed è importantissima per grande Franco! Ciao! Ed è importantissima per questi ragazzi, Madonna Von e il Galizzino che ha deciso che oltre all'esercizio lui doveva chiudere il doppio. È importantissimo per questi ragazzi avere grandi campioni, in questo caso Roman Cupri, il campione d'Europa, campione del mondo. Va che staccato, Madonna, il Galizzino, perdiana, vai Galizzino! E adesso, già che stiamo parlando, facciamo un'intervistina al papino Alessandro Galizzi. Caro preparatore Galizzi, cosa ne pensa del figliolo che gli ha detto papà io quel salto lì lo chiudo? Ci sono voci che un certo preparatore, un certo Alessandro Galizzi, abbia tentato di convincere il figliolo a non chiudere il doppio. Non ci sono riuscito. E non è come il papà, sto figliolo. È un pannolone, praticamente. Sono diventati incontinenti di colpo. Abbiamo visto il Galizzino darcene tanto. È stata dura per ottimizzare una moto per bambini in modo che potesse affrontare salti da cross e comunque percorsi crossistici? Diciamo di sì, anche se non è pronta al 100%. Ci sono ancora parecchie cose da fare. Alessandro, riuscirai in un prossimo futuro a proporre all'utente che desidera un mezzo di questo tipo, cioè molto leggero e guidabile da ragazzini come tuo figlio di ovviamente 30 kg? Sicuramente sì, questo è il mio obiettivo. E in quanto ce lo porterai a casa questo obiettivo? Che già adesso non sembra che stia andando male. Bisogna vedere la federazione come si muove. Perché oltretutto, ricordiamo, abbiamo anche questo tipo di problematica. Speriamo che la capiscano anche loro e che risolvano. Eccolo qua il pilotino. Pesa più il casco di lui, Alessandro. Ciao pilotino. Com'è? Ma è vero che hai chiuso il salto doppio con il papino che ti diceva di non chiuderlo? Sì. Per Diana. Il papino non è che si arrabbia? No. Perché te gli dici che quando lui era giovane faceva di peggio? Mi sa di sì. Pilotino, complimenti, ti vogliamo ancora più aggressivo ai prossimi appuntamenti. Ciao! Grande. Ciao. Ale. Grazie a voi.